Che sei venuto a trovare oggi? Noi stiamo allestendo questa sala in ricordo del nostro decano, il commendatore Cantalupo, Raffaele Cantalupo, che a breve sarà San Raffaele, anche in suo onore. E lui è stato il fondatore, della sede qui a Nola, fisica ovviamente, Nella casa del della casa del mutilato. mutilato, lui fortemente l'ha voluto. Anche perché ha avuto anche dei trascorsi da amministratore della nostra città. Era Amministratore stato all'esterno, di... è una statua Una molto statua... importante. Esatto. All'esterno sì, abbiamo una statua fatta in ceramica. Sì. Si pensa tra le più Ma da grandi... un Sì, da un lato. All'epoca avevamo grandi maestranze e anche grandi politici, come lo è stato anche lui nella sua vita. E questo è il libro che lui fortemente ha voluto proprio fare negli ultimi anni della sua vita, dove si racconta il suo impegno civico, l'impegno di appunto, l'impegno di una vita, l'impegno civico della realizzazione delle grandi opere che sono state realizzate a Nola, quindi le scuole, parte dell'ospedale. Diciamo, quando all'epoca la classe politica metteva da parte I i rancori. rancori, metteva da parte qualsiasi cosa e si dava in un modo puro alla città, al servizio dei cittadini. Una politica Oggi d'altri è poco. tempi. Oggi purtroppo questa politica non esiste più, non ci sono più le ideologie, forse l'unica ideologia che esiste è quella personale, della persona. Tornaconto personale. Tornaconto personale, è un peccato però. Speriamo nelle nuove generazioni, io ormai già mi devo considerare non più una nuova generazione, perché vedo i miei coetanei che non è che facciano di meglio, quindi speriamo ancora nelle prossime generazioni. Queste foto rappresentano proprio Eh il sì, questo personaggio. è al Monumento dei Mutilati, dove durante la giornata del 4 novembre. Sì. Purtroppo sono un paio di anni che non viene più celebrata perché le condizioni meteoriche non sono eccezionali e quindi a volte anche una peggiorellina spaventa gli amministratori e non li fa presentare al monumento ai caduti per celebrare purtroppo questa giornata importante per chi Per all'epoca la verità il sindaco vuole. Però forse viene fermato, però noi ci saremo anche con il vento, con la pioggia, noi ci saremo come ogni anno, ci siamo sempre stati, a portare il nostro doveroso saluto a chi in armi ha combattuto, a chi in armi ha perso la vita e a chi in armi anche ha subito delle ferite inguaribili, perché ovviamente tante persone tornarono mutilate, tante persone tornarono. È il censo di San Ah Raffaele, sì, vabbè. Lui era molto legato a Censo Raffaele, ovviamente lui era Raffaele ed era molto legato all'arciconfraternita. Ricordo che in questa giornata, per lui era una giornata di festa che andava oltre a onorare il santo perché lui si chiamava così, ma ci teneva davvero tanto.